Se sei possessore di un'automobile o di una moto con avviamento elettrico, probabilmente sarai incartato anche tu in problemi di questo genere. Quindi con la macchina che fa fatica a partire, ma non è magari un problema di motore, è il motorino d'avviamento che non ha abbastanza energia per poter far girare il motore e di conseguenza accenderlo. Questo problema può avere differenti cause, dove al centro dei problemi c'è sempre la batteria. La batteria è un accumulatore di energia dove all'interno c'è l'energia elettrica che serve per far accendere il proprio motore e durante la marcia essa si scarica e viene tenuta in carica dall'alternatore, come abbiamo visto nello scorso video. Quindi se ci troviamo la batteria a terra, la prima cosa da verificare è se l'alternatore sta caricando nel modo corretto. Generalmente la tensione da rispettare a macchina accesa è di 14,5 V con l'alternatore che lavora. Se durante il ciclo di ricarica non vediamo questa tensione, probabilmente c'è l'alternatore rotto. In varie parti andatevi a vedere il video che ho fatto sull'alternatore. Ma se il problema non è lì, quindi l'alternatore carica, dove può essere il problema? Se non l'avete lasciata scaricare per errore vostro, magari avete lasciato accesa la dashcam o le luci, potrebbe essere che la batteria sia guasta. Ma cosa vuol dire esattamente batteria rotta? Scopriamo nel dettaglio grazie all'aiuto di un negozio specializzato. Lui è il proprietario del negozio, Massimo. Buonasera. E con lui oggi capiremo meglio quali sono i problemi che puoi trovare con una batteria rotta e soprattutto, se guardate bene, quali sono le differenze tra una batteria da corsa e una batteria standard. Innanzitutto dobbiamo capire come è costruita all'interno la batteria per capire come si può rompere. Quindi dentro queste scatole di plastica troviamo 6 piastre di piombo, le quali ognuna dà 2 volt. 6 per 2 fa 12 volt, giusto Massi? Giusto, giusto. E di conseguenza possiamo trovare ai nostri poli la tensione di 12 volt, che poi col nostro multimetro possiamo andare a misurare. E la tensione giusta che bisogna andare a trovare è intorno ai 12,6, giusto? 12,5, 12,6. 5, 12,6 è quella giusta. Vuol dire che la batteria è sana, caricata. Esatto. Perfetto. Quando una batteria si dice rotta è perché all'interno della batteria, dove sono le 6 piastre di piombo che sono annegate in un acido. Acido, certo, acido libero, diciamo, sì. Che in alcuni tipi di batterie si può, esempio, rabboccare quando manca, dove vedete magari delle viti da togliere, si mette dell'acqua distillata. Acqua distillata, sì. Poi si mette in carica con i tappi aperti e magari una batteria scarica così, che ha perso l'acido, si può recuperare aggiungendo l'acqua distillata. Se non si è svuotato completamente, se no bisogna rabboccare con dell'acido comunque. Ecco, perché altrimenti non si recupera. Non serve più a niente. Ecco, quindi una batteria rotta è quel tipo di batteria che ha una delle piastre magari interrotte, giusto? Certo, si interrompe una piastra e la batteria va in corto, chiaramente, quindi la batteria è inutilizzabile, diciamo. Prende la carica, poi non la mantiene la carica. Ecco. Tende a scaricarsi. E quale voltaggio dobbiamo riscontrare dopo che la batteria è stata a riposo se è interrotta da qualche parte? Se è interrotta scende sotto gli 11 volt. Sotto gli 11 volt, siamo sicuri che è una batteria interrotta. In questo momento la mia batteria è stata caricata e sono andato in macchina, quindi se adesso andiamo a misurare la tensione dovrebbe essere ancora mezza carica. Abbiamo 12,3, il che vuol dire che è un po' scarica, però teoricamente un po' di spunto ancora te lo dà. Sicuramente, ecco, sì. Che l'avevo misurata prima, era un 11,2, 11,1. Ah, quali altre motivazioni ci possono essere perché una batteria si rompa oltre l'interruzione? Oltre quello che è successo? Oltre all'elemento interrotto ci può essere la sovraccarica dell'alternatore, che è una delle cose più dannose, perché la sovraccarica è quella che rovina completamente la batteria. Cioè, e come può succedere? Come può succedere? Si rompe il regolatore di tensione? Sì, c'è il regolatore che carica troppo rispetto a quello che dovrebbe caricare normalmente. Quello è la cosa più dannosa, la sovraccarica. Ma a livello di voltaggio o a livello di amperaggio? Supera il voltaggio che deve avere normalmente, che è intorno ai 14 volt. Ecco, quindi se noi a macchina accesa con l'alternatore che carica misuriamo, magari troviamo 15-16, cioè, quello vuol dire che è proprio dannosissimo per la batteria. E va a rompere poi la batteria. Va a rovinare la batteria, certo.
Quindi queste sono più o meno le cause principali. Mancanza di acido, che in alcune batterie si può rimboccare, altre batterie non si può, ad esempio questa non si può assolutamente toccare. La rottura di un elemento, magari dovuta al caldo freddo? Quello sì, caldo, gli anni, freddo. Il tempo è di nuovo una cosa, perché i cicli di carica e scarica sono fondamentali per una batteria, quindi quello è un'altra causa che rovina la batteria. Cioè, se si scarica e si carica tante volte si può rovinare. Si rovina, certo. E la sovraricarica data dall'alternatore magari guasto, che con il regolatore di tensione rovinato va a dare un voltaggio esagerato e quindi fa bollire la batteria. Bene, quindi una volta capito questo tipo di guasto, allora dobbiamo andare a cambiare la nostra batteria buttando quella vecchia e montandone una nuova. E al giorno d'oggi possiamo scegliere tra due tipi di batterie: la batteria standard, che è questa che vedete, una normalissima batteria, e una batteria da corsa. Beh, diciamo d'accordo. Quali sono le differenze, anche perché c'è una bella differenza di prezzo, cioè parliamo di una batteria standard che sta intorno ai 70-100 euro, una batteria buona, contro più del doppio. Certo. Cioè questa a listino sta a 250, mi dicevi? Sì, intorno ai 250. E qui la differenza è sostanziale, perché questa è una batteria con le piastre tubolari, mentre invece queste sono piastre piane, diciamo. Ecco. E imbustate separatamente, però questa con le piastre tubolari è una batteria particolare, perché da una batteria con queste piccole dimensioni riescono a tirar fuori degli spunti notevoli. Ecco. Praticamente il doppio rispetto a una batteria tradizionale. A parità di amperaggio? Sì, parità di amperaggio sicuramente è il doppio. Ecco, pensa a te. Quindi facciamo un esempio. Su questa qua, che è la batteria tradizionale, abbiamo un amperaggio di 75 e uno spunto che è di... Dov'è che è una batteria con uno spunto maggiore, diciamo, perché è 700 di spunto. Ok. Però è 75 ampere con 700 di spunto. Qui abbiamo una 50 ampere con 815 di spunto, se non vado errato. Sì. Addirittura. Più. 815, quindi abbiamo una differenza di 25 ampere in meno, però comunque questa spinge 115 in più di spunto. Quali sono i vantaggi quindi dell'avere un amperaggio minore ma comunque uno spunto? Il vantaggio è che molte volte una batteria con queste piccole dimensioni la puoi posizionare, puoi sostituire una batteria con delle dimensioni a volte anche del doppio rispetto a questa. Ecco. Quindi più che altro la praticità dello spazio, diciamo. E quindi anche la leggerezza di conseguenza è più leggera? Sì, potrebbe essere anche leggermente più leggero, perché questa è una batteria abbastanza... e comunque pesa. Abbastanza pesante, però anche quello è vero, sicuramente sì, perché rispetto magari a una batteria da 120 ampere è molto meno pesante questa qua, sicuramente. Io nella vita ne ho cambiate parecchi di batterie, no? Certo. E l'unica batteria da rotta, ovvero quella lì blu che avete visto prima, è l'unica batteria che, pur essendo rotta, è riuscita ad accendermi la macchina anche da scarica a scarica. Sì, quindi il che vuol dire che comunque sono dei jolly, delle specie di jolly. Sì. Questa qua è una batteria che, appunto, come ripetiamo, ha uno spunto molto elevato e di conseguenza anche quando è quasi completamente scarica ha sempre uno spunto notevole, diciamo. Paragonabile quasi alla metà di una batteria nuova, diciamo, ecco. Tipo quella. Ed ecco perché quindi magari vengono utilizzate su vetture da corsa o su motoscafi, perché magari vengono lasciate lì per tanto tempo e quando tu allora hai bisogno di andarla a accendere, questa, pur magari non avendo il voltaggio giusto perché un po' si è scaricata, riesce a darti il giusto spunto per farti uscire dal garage. Sicuramente. Poi specialmente sui motoscafi queste sono molto apprezzate perché sono completamente ermetiche, di conseguenza non perdono acido, diciamo. È impossibile che perdano acido, mentre con queste qua può succedere. Sì, con queste qua sì. Se si capovolgono può uscire l'acido. Un altro vantaggio tra questo tipo di batteria con le piastre tubolari e una batteria tradizionale, diciamo, è il discorso dello spunto maggiore. Facilita le partenze,
quindi il motore di avviamento sforza meno, e la macchina parte meglio e i cicli di carica e scarica di queste batterie rispetto a queste batterie tradizionali è molto, cioè questa ha molti più cicli, diciamo, sopporta molto meglio, di conseguenza dura molto di più rispetto a una batteria normale, e questo giustifica anche il discorso del prezzo, ecco, e la differenza di prezzo tra una e l'altra, perché andando a vedere poi il codice della mia abbiamo appena scoperto che a 10 anni. Eh sì. E io batterie che fanno 10 anni. La durata è decisamente superiore alla media. Assolutamente, eh sì. La batteria normalmente dura 2-4 anni. Circa sono dai 3-4 anni. Ecco. Le medie a livello nazionale sono quelle. Quindi ragazzi, ci siamo fatti una bellissima infarinatura grazie a Massimo di quello che è le batterie. E adesso io gliela pago e me la vado a montare sulla macchina. Grazie mille Massimo, sei stato gentilissimo. Grazie a te. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Io al giorno ho quasi su YouTube, ora dimmi che cosa vuoi di più, contenuti e varietà, altro che a rotino bro, qui c'è un asino ci dà, da notte rotonda e cocktail preferito, BMW 30 e parte posteriore, Liguria la regione del tuo test preferito, attiva le notifiche, schiaccia pollicione, yeah. Asino, asino, asino corse.